L'Abruzzo è sempre più vicino alla zona arancione, anche se per l'eventuale cambio di fascia bisognerà attendere altre 48 ore e la riunione del tavolo di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che prenderà atto dei numeri arrivati dalle varie regioni. L'Abruzzo ha raggiunto però tutti e tre i parametri che la tengono attualmente in zona gialla e il rischio di maggiori restrizioni è concreto, come spiega ai nostri microfoni il direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale civile di Pescara, Paolo Fazi. Beh, secondo i criteri attuali purtroppo sembra che stiamo per entrare in zona arancione. E questa cosa non è che ci deve preoccupare o spaventare più di tanto. Io parlo ovviamente da tecnico della sanità, perché comunque sia gli ospedali che fanno il ricovero ordinario per quanto riguarda i malati Covid, che le rianimazioni comunque hanno ancora la possibilità di avere accesso. Quindi non è una situazione drammatica come quella che abbiamo vissuto nel più o meno recente passato. Quindi è ovvio che insomma, magari nessuno si aspettava una ondata epidemica di questa portata con dei numeri così elevati. Che non venissero a dirmi che però Omicron è poco più che una banale influenza. E le cose non stanno in questi tempi, perché noi abbiamo, la settimana scorsa abbiamo fatto una genotipizzazione sia sui ricoverati che sulla rianimazione, e abbiamo visto che 3 ricoverati su 16 avevano Omicron e 26 su 63 in ricovero ordinario avevano Omicron. Quindi Omicron non dà una banale influenza. È una situazione dal punto di vista epidemiologico, dal punto di vista virologico, migliore rispetto alla presenza di varianti più pericolose per l'uomo. Secondo me inizierà la discesa della curva epidemica che ci vedrà liberi da questa ondata epidemica, ovviamente alla fine di aprile e metà maggio.